naturale per l'alimentazione umana, nella sede degli amici di Beppe Grillo Taranto l'incontro su fruttarismo sostenibile, al centro l'idea di un'alimentazione alternativa, sostenibile anche in tema di costi di produzione e impatto ambientale. Solo la conoscenza e la curiosità, hanno detto gli organizzatori, possono fornirci la consapevolezza della libertà di scelta. Ai nostri microfoni Fabrizio Tresda. La diffusione del fruttarismo, perché abbiamo, insomma, ci siamo dati questo compito liberamente, perché riteniamo che la frutta è l'unico alimento idoneo alla specie umana, così come anche l'anatomia e la fisiologia comparata dimostrano che l'uomo è un animale tropicale frugivoro, cioè tropicale in quanto il suo habitat specifico sono i tropici e il suo cibo specifico invece è la frutta. Perché è importante cibarsi di frutta? Per almeno tre motivi: uno dal punto di vista della salute, uno dal punto di vista etico, uno dal punto di vista ecologico. Per quanto riguarda la salute, essendo l'unico alimento idoneo per la specie umana, è l'unico che può nel tempo preservare dalla comparsa di qualsiasi patologia. Dal punto di vista etico, perché non commette violenza su nessuna forma vivente, sia animale che vegetale. Dal punto di vista ecologico, perché è la produzione di frutta il minore impatto ambientale rispetto alla zootecnia e all'agrotecnia. Infatti sia l'agricoltura che l'allevamento di vegetali e animali occupano più del 90% delle terre emerse e costituiscono sin dai tempi remoti la più importante fonte di inquinamento e distruzione del pianeta. Questo perché dobbiamo produrre un cibo che in realtà in natura non esiste.